il nuovo codice, l'ennesimo nuovo codice, dove ci ritroviamo ad affrontare le problematiche legate alle aggiudicazioni, a pre-gara, post-gara, esecuzioni e tutto quello che riguarda la normativa. È chiaro che oltre alla legalità chiediamo anche molta trasparenza ed efficienza delle pubbliche amministrazioni, e questo siamo chiamati tutti a un senso di responsabilità per le scadenze del PNRR. Abbiamo, diciamo, in ancia nazionale su più tavoli chiesto questi aspetti, diciamo, nuovi per proseguire alla trasparenza delle gare, quindi ci accingiamo nei prossimi, diciamo, incontri di poter risolvere alcune questioni sollevate a livello nazionale. Ma è importante questa giornata, il focus, e ringraziamo l'ANCE e la Confindustria perché oggi incrocia le pubbliche amministrazioni, soprattutto in applicazione del nuovo codice degli appalti, soprattutto che regola le procedure, regola i tempi, mai come in questo momento, anche con il piano di resilienza e la difficoltà un po' di tutti quanti gli enti e le amministrazioni, è dovuta anche alla povertà di risorse umane che ogni piccolo comune ha nella propria dotazione. E questo confronto serve soprattutto a condividere un percorso, a questi aggiungerei anche di arrivare a quella che è un'acquisizione dei pareri, che è quella degli enti che hanno competenza e incidenza, affinché questa rigatuta possa, voglio dire, non trovare ostacoli, non trovare, voglio dire, momenti che la burocrazia rallenti quello che si aspettano le amministrazioni, ma soprattutto le comunità.